Anche questa volta, quest'anno, siamo voluti essere vicini ai commercianti. Ancora di più in questo momento di difficoltà, visto quello che è successo e che tutti quanti noi conosciamo, causa la pandemia. E devo dire che il programma è un programma ricco e non a caso coincide con l'inizio dei saldi, che è appunto domani 3 luglio. Lo abbiamo fatto con convinzione, con la speranza che i cittadini e i visitatori possano apprezzare anche queste iniziative e possano acquistare per dare un po' di respiro ai commercianti. Ci saranno delle iniziative che poi nel dettaglio saranno spiegate dai partecipanti con coloro che sono aggiudicati i bandi, dalle associazioni dei commercianti, altre associazioni culturali e non solo. Attività che saranno fatte non solo nel centro ma anche nelle periferie. E aggiungo, do un'anticipazione, che nei prossimi giorni sarà predisposto un bando affinché si possa promuovere al meglio la promozione commerciale della città. Garibaldi, quest'anno dobbiamo essere sinceri, siamo molto contenti di questa edizione di Notti Colorate, soprattutto perché dopo la fine della pandemia ricominciamo a respirare. Una novità che portiamo all'attenzione di tutti è il nuovo sito della Via Manno e Via Garibaldi, che a brevissimo diventerà il sito di tutto il centro storico della città di Cagliari e verrà usato come riferimento sia dai cittadini che dai turisti, e si chiama Le Vasche. È il nome, diciamo così, in onore del fare le vasche avanti e indietro in Via Manno e Via Garibaldi, che si usava una volta e noi abbiamo riportato in auge. Quindi www.levasche.it, dove potrete trovare anche tutto il programma completo dell'evento di Notti Colorate. A Notti Colorate si aggiunge anche Shopping sotto le stelle, che è l'apertura dei negozi dopo la mezzanotte. La prima apertura è sabato 3 luglio, mentre si prosegue per tutti gli altri giovedì, per adesso fino al 12 d'agosto, con eventuale proroga. E anche quest'anno porteremo lo spettacolo su un palcoscenico mobile della Cagliari Touring di Claudio Dessì. Presentiamo 4 giornate di spettacolo che vanno dalla musica italiana alla musica cubana, e siamo molto felici di tornare diciamo, a lavorare e a stare a stretto contatto con la gente, perché chiaramente avendo la possibilità di girare con un palcoscenico mobile potremmo girare moltissimi quartieri di Cagliari e stare a stretto contatto con la gente, che è, diciamo, la cosa che ci interessa di più. Per cui veniteci a vedere. Ciao a tutti! Durante queste notti colorate organizzeremo delle visite guidate nei vari quartieri storici di varia natura, con varie tematiche, e durante queste visite guidate coinvolgeremo diversi commercianti, quindi andremo a trovarli in modo tale che loro possano raccontarci quello che fanno nel loro negozio, nella loro attività, in modo tale da coinvolgere e aggiungere il lato storico, culturale della città, che ha tanto da offrire, con appunto le curiosità e le storie dei vari commercianti presenti nei quartieri storici. Abbiamo partecipato e vinto il bando come altri rappresentanti presenti oggi per Notti Colorate. Noi abbiamo fatto una proposta articolata sulla Spagna-Sardegna, e intendiamo proporre per Notti Colorate una serie di interventi di flamenco, piccoli spot in diversi spazi della città, in particolare la zona commerciale. Quindi sarà uno spot da 15-20 minuti e ci sposteremo per la città, cioè i musicisti che faranno, musicisti e ballerini appunto, la compagnia è una compagnia sarda che si chiama Flamenco Soul, che è una compagnia rappresentativa del flamenco in Sardegna, e ci si sposterà. L'idea sarebbe quella del 5 di agosto, però ci coordineremo anche con gli altri e vediamo che cosa fare. Poi a coronare questo progetto, il 19 di agosto, una data già fissata, è in tour una importante compagnia di flamenco che arriva da Siviglia, la compagnia di Raffaele Campaglio, e faremo il concerto spettacolo al Lazzaretto. È un concerto che si terrà appunto proprio nel chiostro del Lazzaretto. Questa è la nostra proposta per Notti Colorate e speriamo che vada tutto bene.